e finisce per 5-0 la partita allo Power Stadium fra Monza e Virtus Entella. Partita che ha permesso al Monza di Christian Brocchi di alzare l'asticella, soprattutto sotto il punto di vista del gioco, e di continuare ciò che si era visto di bello nel secondo tempo contro il Venezia. Venezia, squadra decisamente più attrezzata e in forma della Virtus Entella di quest'oggi, che sta attraversando un momento molto difficile, diciamo è il fanalino di coda di questa Serie B, ma il Monza non è stato da meno e non ha avuto pietà, siglando ben 5 gol. Possiamo dire che la partita è stata messa sui binari giusti sin dai primi minuti grazie a una fantastica doppietta di Kevin Prince-Boateng, che finalmente si sblocca anche da gol su azione, due colpi di testa su due sviluppi di calcio d'angolo, soprattutto il secondo, un gol a mio avviso molto ma molto bello e difficile anche da valutare per il portiere della Virtus Entella russo, che comunque soprattutto nel primo tempo si è dato da fare. Secondo me non ha moltissime colpe sul secondo gol, visto che Kevin Prince-Boateng è stato davvero molto ma molto bravo in quell'occasione. Il primo tempo che dunque finisce per 2-0 a favore della squadra biancorossa, ma poteva sicuramente terminare con un risultato più ampio e non con le sole, tra virgolette, due reti di Kevin Prince-Boateng, perché sì, da una parte la Virtus Entella non si faceva vedere, non si faceva viva nell'area quest'oggi, difesa nella porta, difesa da Di Gregorio, che anche oggi è da titolare, anche oggi altro clean sheet dopo quello a Venezia, e dall'altra parte c'era un Monza molto più spigliato, rigenerato, votato molto all'attacco, grazie probabilmente anche al nuovo modulo scelto da Christian Brocchi a partire dalla partita contro il Venezia, ovvero, ve lo ripeto, togliere il trequartista, che generalmente era occupato o da Boateng o da Machin, spostarlo verso l'esterno, spostare la seconda punta verso l'esterno, che in questo caso è Dani Mota, un Dani Mota anche quest'oggi devastante, che posso dire probabilmente abbia trovato il suo ruolo ideale, dove può abbinare la sua dote, secondo me è migliore, che è quella della corsa, dell'accelerazione mischiata alla forza che ha nelle gambe. Questo giocatore, quando parte in campo aperto uno contro uno, diventa davvero infermabile. È lui a realizzare uno dei 5 gol, quindi doppietta di Boateng, gol di Dani Mota nel secondo tempo, che diciamo chiude la gara, ad anticipare la doppietta assolutamente inaspettata da parte di Mario Sampirisi. Sampirisi, che è entrato davvero a pochissimi minuti dalla fine, ma tira fuori dal cilindro questo destro che si va a infilare sotto l'angolino della porta difesa da Russo, e non è finita qui, perché due minuti dopo, su un contropiede ancora del Monza, fa doppietta. Sono molto molto contento per questo giocatore che si è sacrificato tantissimo in questo avvio difficile per il Monza, giocando a sinistra, giocando a destra, giocando difensore centrale, e è stato premiato con questa doppietta apparentemente inutile, ma che comunque sotto il punto di vista personale può dare tanto. E dunque la squadra di Christian Brocchi, che prosegue quello che si era visto di buono nel secondo tempo contro il Venezia a Venezia, schierando anche praticamente gli stessi interpreti in campo del secondo tempo della scorsa partita. Infatti, confermato, come ho già detto, Di Gregorio in porta, altra rete inviolata molto importante per questo giocatore che aveva esordito in Coppa Italia malamente contro la SPAL. Difesa 4 formata da Donati, che si riprende il posto da titolare, Bettella e Bellucci, Bellucci che va a sostituire quello che era stato Scaglia nella partita contro il Venezia, grande prova però di entrambi i difensori centrali. Sulla sinistra il solito Carlos Augusto, oggi un pochettino più spento e meno spigliato verso l'attacco rispetto alla partita contro il Venezia, ma assolutamente prestazione positiva per il brasiliano, che si dimostra ancora una volta una sorta di brasiliano atipico. Io lo definirei così, visto che spesso e volentieri conosciamo, abbiamo visto
calciatori brasiliani, offensivi, non offensivi, ma comunque votati molto all'attacco, al dribbling. Invece questo giocatore è un tipo di giocatore che sta molto attento anche alla fase difensiva, diciamo, non è cosa molto comune nei calciatori brasiliani. Centrocampo guidato dal capitano di giornata Fossati, che sta in campo per tutti i 90 i minuti, affiancato da Armellino, che sicuramente è stata l'arma in più in questo centrocampo del Monza, che è andato a sostituire quello, il ruolo che di solito occupava Frattesi, che invece viceversa veniva sostituito. Stesso Frattesi che invece oggi subentra a centrocampo ed è stato uno dei protagonisti del 3-0, che con perseveranza ha recuperato il pallone, passato poi per Gittker, che con un traversone trova Dani Mota, che insacca il 3-0. Ottima la prestazione anche di Barilla, importantissimo avere un incontrista come lui a centrocampo. E poi l'attacco quest'oggi a dir poco devastante, come abbiamo detto, Dani Mota uno dei migliori in campo anche oggi, mi viene da dire. Boateng, che avevo dei dubbi su di lui e sulla nuova posizione che sarebbe andato a ricoprire, ovvero quella più esterna e non centrale, e invece si è rivelata una scelta molto ma molto positiva, visto che ovviamente per caratteristiche personali Boateng tende ad accentrarsi e a lasciare più spazio ad Armellino, a Donati, che oggi hanno fatto secondo me una partita molto ma molto bella, dimostrandosi Boateng pericoloso molte più volte rispetto che a quando giocava semplicemente dietro le due punte, andando secondo me a intasare un pochettino l'area avversaria. Ed infine a guidare l'attacco c'era il solito Christian Gittker. Partita molto strana la sua, non la definirei assolutamente anonima, perché secondo me ha fatto tantissimo lavoro sporco, si è guadagnato tanti falli, ha cercato di fare tante sponde, è mancato il gol, ma è stato davvero a un passo, cioè da migliorare su questo aspetto per un giocatore che è venuto completamente da un'altra dimensione calcistica. Diamogli del tempo, perché secondo me la forza di volontà c'è, la forza tecnica per dare qualcosa a questo Monza assolutamente c'è, e non ci resta che sperare in bene per la seconda ormai parte di questo campionato. E dunque ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate di questa partita, di questo 5-0 totale del Monza contro la Virtus Entella. Monza che si porta dunque all'ottavo posto a 20 punti e si riporta in zona playoff. Io vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, soprattutto se siete veri monzesi. Noi ci rivediamo con un prossimo video, e sempre forza Monza!